Oggi facciamo le polpette più buone del mondo. Sono senza uova e senza carne, rimani fino alla fine. Prendiamo 200 g di lenticchie rosse decorticate, le mie le ho messe in ammollo per un paio d'ore. Eccole qui pronte, adesso andiamo a scolarle. Do anche una sciacquata alle lenticchie. A questo punto metto le lenticchie all'interno del frullatore. Diana, che cos'è che stiamo facendo oggi con le lenticchie? Oggi prepariamo un pranzo strepitoso, soprattutto perfetto per tutta la settimana. Ed è anche senza uova. E ora chiudiamo e frulliamo tutto. Man mano che frulliamo, distribuiamo anche le lenticchie con il cucchiaio. Ma quindi non ci va acqua dentro, Diana? No, niente acqua. Vedere la consistenza, direi che è perfetta. Quindi, come vedete, le lenticchie sono frullate benissimo, non sono rimaste lenticchie intere, quindi mi raccomando. L'impasto è bello morbido, perfetto. Adesso lo mettiamo in una ciotola. Quindi versiamo il composto in questa ciotola grande, perché poi andiamo ad aggiungere altri ingredienti. Ora prendo una zucchina, la mia è tonda perché le avevo così in frigo, le ho comprate ieri, però se avete le zucchine normali, quelle lunghe, va benissimo. Io di questa ne utilizzo soltanto metà perché è abbastanza grande. E dell'altra metà che ce ne facciamo, Diana? L'altra metà la cuociamo per cena. Ora grattugio la zucchina sui fori più larghi. A questo punto strizzo bene le zucchine per eliminare l'acqua e le metto direttamente nelle lenticchie. Ora prendo una carota, la sbuccio. Credevo che il temperino servisse soltanto per le matite, Diana. È vero, no, è troppo comodo questo temperino, veramente. E grattugio anche la carota, sempre sui fori più larghi. Ora prendo mezza cipolla e la taglio finemente. Quindi aggiungo anche la cipolla e ora aggiungiamo il sale e le nostre spezie. Quindi aggiungo due bei pizzichi di sale, una bella spolverata di paprika, del pepe e dell'aglio in polvere. Voi ovviamente potete mettere quelle che vi piacciono di più. Assolutamente sì, questa ricetta è versatile, quindi potete insaporirla come più vi piace. E ora mescoliamo bene il tutto, così vediamo come si presenta il composto, che consistenza avrà. Dai, Sai che Diana ancora non ho capito che cosa stai preparando. è abbastanza evidente, voi l'avete capito, vero? Ma in realtà non è abbastanza Ah evidente. no? Ok, allora. Possono essere delle crocchette? Ok, ci sei vicino, Possono molto. essere dei pancakes salati, non lo so. No. Degli involtini di lenticchia, non lo so. Polpette. Ma Polpette! dai. Eh sì! E ora aggiungo la farina. Qui sto usando 100 grammi di farina di mandorle, ma se voi volete usare un altro tipo di farina, potete farlo tranquillamente. Ci siamo e adesso andiamo a creare le nostre polpettine. Quindi preleviamo del composto con il cucchiaio. Io non le faccio né troppo piccoli né troppo grandi, così direi che vanno benissimo. E poi le metto direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Senti Diana, ma queste polpette si possono cuocere anche in forno? Assolutamente sì, potete cuocerle nel forno ventilato senza problemi se non avete la friggitrice. E ora cuociamo le polpette nella nostra friggitrice ad aria a 175 gradi per 20 minuti. In questo modo le cuociamo lentamente, cuoceranno bene all'interno e fuori saranno super croccanti. Andiamo! Le nostre polpette, indovinate un po', sono pronte, ma prima di andare a vederle e soprattutto assaggiarle, vi dico già che c'è un profumino incredibile in tutta la cucina. Mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo come sempre, supportateci come solo voi sapete fare. Io vi ricordo sempre che il vostro supporto per noi è preziosissimo, anche un mi piace conta tantissimo per noi. E vi ricordo che ricette come quella di oggi, facili e veloci, potete trovarle anche nel nostro libro Zero glutine, zero rinunce. Guardate qui. Che meraviglia questi biscotti. Oppure, qual è la tua ricetta preferita? Le crepe di castagne e tantissime altre. Vi lasciamo il link qui sotto nei commenti per acquistarlo online oppure lo trovate in tutte le librerie. Andiamo a vederle. Dai, 3, 2, 2, 1. 1. Wow! Senti che crosticina.
Wow. Ok, facciamole raffreddare completamente e poi le assaggiamo. Cioè, io voglio ricordarvi che queste polpette le abbiamo fatte senza uova e praticamente senza farina, perché la farina di mandorle sono solo mandorle tritate. Esatto, bravissimo. E secondo me, adesso le assaggiamo, ma secondo me sono le polpette più buone che abbiamo mai fatto. Che profumo, sono irresistibili. Dai, io non aspetto altro. Dai. Maionese. Come sono? Sono le più buone? Me le sto proprio gustando. Buonissime. Vero che sono le più buone?